Ritrovati dal TG di Telepace. Oggi avremo un collegamento con la Polonia, dove è entrata nel vivo la giornata mondiale della gioventù, dove oggi pomeriggio arriverà il Papa Francesco, che ieri ha condannato il gravissimo attentato avvenuto in Francia, dove due assalitori hanno barbaramente ucciso padre Jacques. L'attentato poi è stato rivendicato dall'IS, lo Stato islamico. Parole di condanna sono arrivate da tutto il mondo e i vescovi italiani riuniti a Cracovia in 136 hanno ricordato che è necessario non arrendersi alle logiche di chiusura o di vendetta e che bisogna continuare a costruire una società riconciliata e aperta alla speranza. Il quotidiano Avvenire oggi titola Odio contro amore, dedica numerose pagine a questa barbara vicenda, ma ne parliamo subito con il direttore dell'agenzia SIR, Domenico Delle Foglie. Pronto? Eccomi qui, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, l'orrore suscitato per questo primo martire, come titola la sua nota Davide Rondoni sulla vostra agenzia di oggi? Qual è il suo commento? Bene, il commento è vero, cioè, ci siamo tutti risvegliati, diciamo, forse anche da un certo sonno della ragione. All'improvviso dobbiamo fare i conti con questa tremenda realtà. Cioè l'assalto ad una chiesa e poi tutte le circostanze di un vecchio prete con un profilo personale straordinario, di un uomo di chiesa che ha speso la sua vita, ha offerto, come dice Rondoni, ha offerto a tanti per tanti giorni, cioè un vecchio sacerdote di 86 anni che è un po' anche l'immagine di questa chiesa antica, che è la chiesa di Francia. Primo martire, sì, nel cuore dell'Europa, e questa è una, noi dobbiamo, come dire, prenderne atto, direi anche con sobrietà intellettuale. Spiego cosa voglio dire. Noi non ci potremmo mai, ma perché nel nostro DNA, abbandonarci all'odio. Non lo faremo mai. Questa è una scelta di campo, direi, irreversibile per i credenti e per i cristiani in generale. Questo non vuol dire chiudere gli occhi davanti alla realtà. Esattamente. Non vuol dire assolutamente chiudere gli occhi, ma soprattutto essere preparati. Sapere che è un po', come dire, l'altro elemento del DNA, che la democrazia è nel DNA, anche nel nostro DNA. E quindi dobbiamo difendere la democrazia. Difenderla significa, certo, non solo fare prevenzione, ma soprattutto preparare tutte le condizioni essenziali, necessarie per costruire un'accoglienza degna per chi ne ha diritto, pensiamo ai profughi dalle guerre, a chi sfugge, e dall'altro lato difendere anche i nostri figli attraverso la cultura, attraverso il dialogo, attraverso anche il non alimentare l'odio, perché ha ragione poi Monsignor Garantino quando dice: è un'illusione pensare che una guerra scaccia un'altra guerra o che risolva i problemi di un'altra guerra, lo sappiamo. In questo poi Papa Francesco credo che abbia detto parole ultime, nel senso che non possiamo rispondere con la violenza alla violenza. Ma questi sentimenti purtroppo stanno circolando. Allora noi dobbiamo tenere la mente molto fredda da una parte, dall'altra respingere ogni tentazione di odio. E terzo, prevenire ed essere disponibili ad aiutare a contrastare la violenza in ogni sua forma. E in questo dobbiamo farci anche un bel esame di coscienza. Cominciamo tutti quanti, anche dalla nostra vita sociale e civile di questo paese, perché solo eliminando, come dire, la scorciatoia della violenza ad ogni livello, noi possiamo anche essere forti contro una violenza grande, grandissima, qual è quella del terrorismo e anche del rischio della radicalizzazione islamica. Ecco, va detto che per vincere l'odio però bisogna essere insieme, cioè tutte le forze, le persone di buona volontà appartenenti a religioni diverse devono unirsi per lanciare un messaggio così forte. Sì, da questo punto di vista posso dare in fondo anche una notizia, approfitto, visto perché Certo. noi abbiamo dato. O stiamo per dare, adesso ne parlavamo proprio adesso con i colleghi dell'Unione, dalla Francia, la notizia che al mattino si sono subito incontrati, Hollanda ha incontrato tutti i I leader. rappresentanti delle religioni, i leader Sì. religiosi francesi, e lo stesso cardinale Ventoux ha usato
fatto propria un'espressione, ha detto, credo, ha tracciato una strada. E dobbiamo essere tutti convinti che noi lavoriamo per il Dio della vita e non per il Dio della morte. Quindi noi tutti, e quindi si riferiva a tutti i leader religiosi, sappiamo da che parte stare. Non possiamo accettare o comunque giustificare chi sta dalla parte del Dio della morte. Noi tutti, uomini di religione, uomini, donne, giovani di religione, noi tutti stiamo dalla parte del Dio della vita, della vita. Messaggio importantissimo, grazie Domenico Delle Foglie per essere stato con noi. Grazie Grazie, grazie a voi. e proseguiamo perché andare oltre l'odio e il terrore vuol dire anche tornare sulla strada per la Polonia dopo essere rientrati da Monaco, aver vissuto alcuni momenti drammatici nella città, come era successo a 317enni della diocesi di Verona in viaggio verso la Polonia, che sono, come sapete, dovuti rientrare a Verona sabato scorso, e adesso da Campo Fontana nel Veronese, dove si trovano in questi giorni, sono pronti domani a risalire sul Pullman direzione la Polonia, dove sabato mattina potranno incontrare in udienza privata il Papa. Vediamo il servizio che ha fatto per noi Giacomo Biancardi. Partiranno domani pomeriggio alla volta di Cracovia. Sono gli oltre 300 adolescenti e giovani rientrati a Verona sabato scorso dopo i tragici fatti accaduti a Monaco, località nella quale si erano fermati in una sosta durante il cammino di avvicinamento verso la Polonia. In questi giorni i ragazzi sono stati ospitati nella struttura SAF di Campo Fontana per proseguire nel loro cammino di preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù. Il programma era quello che noi avevamo già prefissato da fare su in Polonia, quindi i ragazzi hanno svolto questo campo scuola con le dinamiche e le attività che erano state programmate. Stanno facendo dei lavori sulle opere di misericordia e anche su alcune tematiche, partire, testimoniare, annunciare, quindi sull'impegno della vita cristiana. E un ragazzo 17enne deve scegliere come vivere questa sua adesione di fede. La pressoché totalità dei ragazzi rientrati da Monaco ripartirà domani per Cracovia. Certo, questa è stata una bella sorpresa, siamo tutti felici perché quasi tutti, a parte pochissimi, hanno scelto di continuare l'esperienza. Probabilmente anche l'invito che ci ha fatto il Papa è diventato un motivo per scegliere di vincere la paura e di fare questa nuova esperienza. In questi giorni a Campo Fontana i giovani hanno riflettuto su quanto di drammatico sia accaduto a Monaco e più in generale in Europa, ma si sono anche preparati per un evento speciale, ovvero l'udienza privata con il Papa. Per quanto mi riguarda, non ho ancora metabolizzato bene che sabato incontreremo il Papa, cioè in udienza privata. È davvero un grande dono questo. Poi siamo stati felici di poter comunque proseguire il nostro percorso. E venendo qui a Campo Fontana, che comunque è un luogo bello dove fin da subito abbiamo respirato la pace, diciamo, di questo luogo. E poi è il bello di stare insieme, appunto, e di condividere questo percorso che è sulla misericordia, insomma, alla fine il nostro tema è quello. Avete avuto modo di riflettere anche su quanto è accaduto a Monaco, ma più in generale quello che sta anche accadendo in Europa in questi giorni? Sì, decisamente. Noi ovviamente siamo soffermati principalmente su Monaco. I ragazzi hanno anche l'occasione di parlare comunque con i sacerdoti, se è rimasto qualcosa dentro, eccetera, perché per quanto la serenità, lo spavento c'è stato e di conseguenza sì, hanno alcuni momenti in cui i sacerdoti sono dedicati a loro proprio per riprendere un po' queste argomentazioni, ecco. E poi da domani si riparte. Da domani si riparte, certo. Domani pomeriggio noi partiremo da qui con tutti i nostri 7 pullman e ci dirigeremo verso Cracovia. Sabato incontreremo il Papa e poi la grande veglia sabato sera e la domenica mattina con la messa conclusiva della GMG. E dunque tutto pronto per la partenza alla volta di Cracovia. Una volta arrivati in Polonia, i ragazzi veronesi vivranno un momento per il quale c'è molta attesa. Lo hanno comunicato in maniera evidente. Si tratta dell'udienza con il Papa. Un'attesa e una ridda di emozioni che stanno vivendo questi ragazzi e che saranno condensate in un messaggio scritto da alcuni adolescenti ed indirizzati a Papa Francesco. Ci siamo appunto trovati per preparare
una piccola lettera per Papa Francesco, e in questa lettera vogliamo appunto raccontare del nostro primo giorno di GMG, dell'intensità con cui l'abbiamo vissuto, e vogliamo proprio scrivere questa lettera come testimonianza di speranza per il mondo, proprio alla luce di questa GMG. Quali le attese alla vigilia di questa esperienza? Io non so proprio cosa aspettarmi, è stato un regalo grandissimo che ci hanno fatto gli organizzatori, quello di poterci offrire un'udienza privata col Papa, e non riesco ad aspettarmi. Allora, beh, io sono emozionatissima e contenta, cioè da un lato sono contenta, da un altro anche un po' paura, perché insomma è la mia prima volta. Buon viaggio a questi 17enni. Adesso è il momento di dare la linea alla Polonia, dove si trova la squadra di Telepace, dove si trovano i giovani del centro di pastorale giovanile, e Roberto Zoppi. Sì, buongiorno cara Marina, buongiorno da Siprava. Noi riprendiamo, per così dire, là dove avevamo interrotto momentaneamente la nostra linea diretta, per raccontarvi con la trasmissione Volti da Cracovia, appunto. Noi avevamo cercato di raccontarveli questi volti attraverso alcuni interventi, alcune dirette, come del resto questa. È una Siprava oggi che è svuotata, tra virgolette, perché i nostri ragazzi, caro Federico Cordioli, che con me condivide questa gioia, fatica, ma anche gioia di raccontare, di cercare di raccontare queste giornate, sono partiti naturalmente per Cracovia. No? Sono partiti alla volta di Cracovia, e quindi qui, come diceva bene Roberto, c'è una Siprav proprio svuotata, ma noi non... In parte svuotata, perché naturalmente si è riempita, qualcosa poi racconteremo con i nostri servizi, si è riempita di polacchi. Esattamente, perché oggi è la giornata proprio dedicata ai polacchi, dove anche questa sera avranno l'occasione per vivere il loro momento di festa. Pregare naturalmente in un luogo particolare, non so se abbiamo avuto modo di dirlo, ma Siprav è un luogo particolare della Polonia, perché se è vero che la Polonia è legata ad una figura storica particolare per quanto riguarda la propria devozione, è altrettanto vero che è una figura importante, è altrettanto vero che un'altra, tra virgolette, compatrona della Polonia è nata qui, una giovane contadina, poi diventata una donna, una mamma, e che riassume, per così dire, anche la grande fede del popolo polacco. Per cui Siprav, non a caso, scelta come sede di pellegrinaggio non solo dai veronesi ma anche dai polacchi. Poi noi questa mattina siamo stati naturalmente a Cracovia, dove abbiamo visto la sede della nostra troupe di Telepace, che esatto. si è già mossa, no? Si è già mossa, è già partita, sono entusiasti anche loro, insomma, di tutto il movimento che c'è a Cracovia, perché c'è un movimento che è inimmaginabile, è difficile veramente da immaginare. E c'è proprio, si vede proprio una città viva, una città piena di giovani che vanno da tutte le parti, giovani fuori dalle chiese che magari stanno seguendo le catechesi. Davvero un bel clima, davvero. Li vediamo allora con questo primo servizio di Lucio Fasoli da Cracovia. Piazza centrale qui di Cracovia, tantissimi giovani che sono arrivati ieri, sono qui adesso, piccola anteprima della GMG. Naturalmente tanti italiani, di dove siete voi? Siamo di Cuneo. Allora, c'è qualche problema evidentemente tecnico con il nostro collegamento con la Polonia, allora chiedo gentilmente alla regia di predisporre un nostro servizio in attesa di ricollegarci con la Polonia. Parliamo di vacanze diverse con i padri canossiani alla volta delle Filippine. Vediamo questo servizio. Un'estate a servizio degli altri è la scelta di due fratelli veronesi che hanno frequentato il corso di formazione in viaggio e che andranno nelle Filippine accompagnati da due padri canossiani. A Manila i canossiani hanno una parrocchia di 100.000 abitanti, un terzo dei quali gravita nella zona poverissima della discarica. Per loro i padri hanno attivato una serie di attività. La parrocchia principale più travagliata è quella di Tondo, perché abbiamo diverse case in tutte le Filippine, e Tondo, dove andiamo con i volontari, è la zona vicina al mare, è il luogo della discarica, anche se adesso non si può visitare, ecco, ma la maggior parte della gente, circa un terzo, vive
proprio selezionando questi materiali tutta dalla discarica e cercando di guadagnarci quell'euro, 2 euro al giorno, non più, ecco, per sopravvivere. Perché è importante che dei giovani facciano questo tipo di esperienza? Perché intanto è molto formativo per loro, l'abbiamo visto, aiuta loro a capire queste realtà e quindi a fare anche delle scelte. Poi da questi naturalmente, normalmente abbiamo molti collaboratori che escono, che continuano, ecco, questa opera, questa attività. Ecco, tra l'altro questi giovani vengono preparati da un corso fatto durante l'anno in collaborazione con più associazioni. Certo, questo corso di viaggio lo facciamo ogni anno all'inizio dell'anno assieme alla diocesi e agli altri istituti religiosi ed è proprio un corso che non solo per chi farà queste esperienze ma li prepara alla mondialità. Con le adozioni a distanza i padri riescono a garantire la scuola per questi bambini e la speranza di un futuro migliore, come fa anche Efrem, giovane filippino che ha potuto studiare e ora con i carretonni dei carrettini mobili porta la scuola e il gioco per le strade più povere. E voi cercate di sostenere soprattutto i bambini con le adozioni a distanza? Certo, l'opera dell'adozione a distanza, più di 1300, è già da anni, 25 anni, la prima nata lì nelle Filippine. Oltre a questo c'è un centro sociale molto grosso costruito, ecco, da noi con gli aiuti dell'Italia, e dove ci vengono fatte varie attività, anche istruttive come carrettoni, cercare di sensibilizzare i bambini piccoli, e di altro tipo anche come tipo il nostro oratorio, cerchiamo tipo il nostro Grest, come attività di aiutare a mangiare, un programma nutrizionale per i più piccoli che viene fatto nelle varie zone per 6 mesi. Ecco, varie attività, per esempio anche di cercare di tirar fuori i bambini nei luoghi difficili attraverso la musica. Quindi anche un bravo italiano dentro, un bravo concertista che ha organizzato questo con la moglie. Adesso è il momento allora di cambiare argomento, se la regia mi conferma la presenza del nostro prossimo ospite, perché come sapete in Parlamento si parla della proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis e ieri c'è stata la conferenza stampa da parte di alcune associazioni che da anni si occupano del recupero di tossicodipendenti e di giovani in stato di difficoltà e di disagio, tra queste San Patrignano, l'associazione Papa Giovanni XXIII, il CEIS, la comunità Incontro a Cudipa. E allora sentiamo al telefono Giovanni Ramonda, responsabile nazionale della comunità Papa Giovanni XXIII. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Cosa avete voluto riaffermare ieri in conferenza stampa? Ma prima di tutto che la legalizzazione della cannabis sarebbe una sconfitta per i nostri giovani che hanno voglia di vita, hanno voglia di famiglia, hanno voglia di studio, di lavoro, di un progetto del loro futuro che sia sano, bello. Invece legalizzando questa diventerebbe una legge fa cultura, la cultura cambia la storia. Ma noi con le centinaia e migliaia di giovani che in questi 30 anni abbiamo accolto e accogliamo ancora nelle nostre comunità terapeutiche, possiamo dire alcune certezze fondamentali. La prima è che la cannabis crea dipendenza, soprattutto se viene assunta in giovanissima età, come oggi è l'età media di inizio, gli esordi sono sui 12-13 anni. Poi la cannabis è dannosa, c'è il principale agente psicoattivo, il THC, è passato da una percentuale del 5% al 40-50%. E ci sono degli studi medici, scientifici, chiarissimi, che danno al sistema immunitario, alle mamme che sono in gravidanza, che assumono sostanze, anomalie neonatali, infertilità, malattie cardiovascolari, eccetera. E quindi la legalizzazione aumenta la domanda. Noi siamo in Olanda e vediamo che i giovani
tossicodipendenti hanno il metadone gratuito, poi hanno la pensione con cui possono andare al mercato nero a comprare la droga e fanno questa vita fino a quando muoiono. Allora, Ramonda, chi sostiene però la legalizzazione dice questo modo per combattere la criminalità? Che commento vuole fare? No, ecco, non è corretto dire questo, perché intanto appunto non potrebbe essere legalizzata per i minori, no? E quindi il mercato del racket andrebbe proprio a cercare i minori come fonte di guadagno, cioè, ma anche dove, trasferisco un attimo sul campo della prostituzione, dove si è legalizzata la prostituzione, il racket ha in mano il mercato nero e il mercato legale. In Colorado, dove la legalizzazione è riconosciuta, il 50% del mercato è in mano al racket. Quindi non è assolutamente vero. E anche i proventi eventuali di tassazioni che lo Stato dice entrerebbero delle entrate, miliardi di euro, eccetera, non tiene conto che il costo sociale del danno che questi giovani aumentando diventerebbero, sfasciando le famiglie, non andando a lavorare, eccetera. Il costo sociale sarebbe molto superiore ad eventuali entrate. Ecco, viene da pensare però, perché ci sono numerosi parlamentari che stanno appoggiando questa proposta di legge e anche persone dell'ambito diciamo, pubblico, diciamo, personaggi pubblici che si sono espressi proprio a sostegno di questa legalizzazione. Quello che viene da pensare è che i giovani abbiano bisogno invece di volare più in alto con dei valori più grandi piuttosto che essere magari tenuti in qualche modo, diciamo, controllati in qualche modo nel loro pensiero. Sì, cioè stupisce veramente che ci sia un appoggio trasversale dei vari parlamentari. Noi la definiamo una legge di pochi. Sono circa 300 parlamentari, 230 alla Camera e una settantina al Senato. Una legge di pochi che andrebbe a discapito di molti. Ma noi siamo convinti, come abbiamo detto ieri, conferenza stampa al Senato, che ci siano anche degli interessi economici molto forti di case farmaceutiche, eccetera, che poi sarebbero quelle che vanno a proporre anche la cannabis legale, eccetera, eccetera. Quindi ci sono degli interessi fortissimi, quindi ci stupisce come questi parlamentari vadano alla fine ad assecondare ancora sempre i poteri forti, i poteri economici della finanza che governano nelle lobby, non abbiano a cuore invece la vita, il futuro dei nostri cittadini a partire dai più giovani. Grazie, buon lavoro con la vostra comunità. Grazie. E noi cambiamo argomento, rimanendo però nell'ambito dei giovani in particolare, ma non solo, parliamo di Coloriamo Verona, un concorso per colorare, riqualificare le zone della città, alcune zone, un concorso il cui termine è il 15 settembre per Reuters. Vediamo. Giunge alla quarta edizione il concorso Coloriamo Verona, promosso dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di riqualificare alcune zone della città dando spazio alla creatività della street art. È un bando per provare a capire l'espressione artistica dei writers. Siamo già alla quarta edizione, le prime tre edizioni sono andate molto bene, hanno avuto una fortissima partecipazione non solo da parte di giovani del Veneto ma anche fuori Veneto, e quindi anche questo bando cerca di carpire la creatività, l'espressività, la libertà artistica da parte di questi soggetti dediti alla street art, quindi writers che in qualche modo vogliamo anche, permettetemi il termine, educare al rispetto della proprietà privata, perché mettiamo a disposizione dei luoghi dedicati dall'amministrazione proprio per viceversa esprimersi in maniera conforme ai desiderata dell'amministrazione stessa. Nelle precedenti edizioni sono stati dipinti vari spazi, compresi alcuni sottopassi di Viale Piave, un palazzo dell'AGEC e sottopasso della Croce Bianca, tutto dedicato a Shakespeare.
Quest'anno gli spazi da riqualificare saranno 300 metri del muro di cinta dell'ex scalo merci di Stradone Santa Lucia. C'è tempo fino al 15 settembre per rispondere al bando e inviare il bozzetto in scala dell'opera. Le informazioni sul portale www.comune.verona.it. Ai tre vincitori andranno 3.000 euro compresi materiali per realizzare l'opera. E tutto era partito da cosa? Era partito da un'indagine giudiziaria. Partita da un'indagine giudiziaria si chiamava Valpantenav Writers, la quale sostanzialmente erano stati arrestati gli autori di deturpamenti. Nel confronto che abbiamo avuto anche con loro da parte dell'amministrazione, abbiamo capito che l'amministrazione avrebbe dovuto mettere a disposizione dei luoghi dove in qualche modo poter esprimere, come dicevo prima, la loro creatività, i loro sentimenti, la loro vitalità. E siamo giunti alla quarta edizione perché è un bando che di per sé stesso ha creato notevole interesse, crea notevole interesse. Tra l'altro il mondo dei writers è un mondo enorme. Ogni volta che pubblichiamo il bando nel sito internet del Comune di Verona vediamo che viene in qualche modo ripreso da molteplici siti internet, perché è un mondo, come dicevo, al quale i ragazzi, ma non solo ragazzi, girano intorno, ruotano e si aggiornano in continuazione. È tutto per il nostro TG, vi ricordo oggi alle 16 la diretta dalla Polonia per l'accoglienza del Papa alla 31esima giornata mondiale della gioventù, altre dirette nel pomeriggio e poi questa sera alle 20.30 la festa degli italiani. Il TG di Telepace torna domani in diretta alle 13.30. Grazie per essere stati con noi.